Ciao, stamattina vi presento il mio calendario dei corsi per il 2020, corsi per la ristorazione ovviamente. L'11 e 12 di maggio, quindi sta per arrivare, c'è il corso di gestione dello stress. Sono 2 giorni, costa 700 euro, se vi iscrivete entro il 31 di marzo, quindi questo mese, ne pagate solo 500. Il corso successivo è a ottobre, quindi si salta tutto il periodo estivo. 5, 6 e 7 ottobre c'è il corso per restaurant manager, sono 3 giorni, sempre a Verona come tutti i miei corsi. Costa 1.080 euro e se vi iscrivete subito, quindi nel giro di qualche mese, poi trovate sulla mia pagina, sul sito, tutte le informazioni dettagliate, un prezzo di 700 euro. Si va poi a dicembre, 14, 15 e 16, con il corso di marketing per la ristorazione. Sempre 3 giorni, sempre 1.080 euro e sempre 700 il prezzo per chi si iscrive nei prossimi mesi. Allora, tutti e tre, gli unici tre, perché poi gli altri corsi li tengo interni ai ristoranti e per le persone che me li chiedono, quindi non sono aperti a tutti. Se ve ne perdete uno, si salta all'anno prossimo. Perché il calendario? Perché c'è uno sconto per chi si iscrive a più corsi, quindi se uno ha stabilito che vuole seguire più dei miei corsi, o persone che li hanno seguiti tutti, per inciso, e poi ne hanno fatti anche alcuni personalizzati, se decide di iscrivere a più corsi, ovviamente c'è uno sconto aggiuntivo rispetto a quello che avreste già se vi iscrivete velocemente. Se poi vi iscrivete in più persone, c'è un ulteriore sconto aggiuntivo ancora. Quindi l'idea qual è? Che uno dovrebbe farsi un budget formativo, personale o per la propria azienda, a seconda di come state operando. Se riuscite a scrivervi a tutti è decisamente più semplice, ma soprattutto è più economico. Altra cosa, Covid-19, coronavirus, che succede? Succede questo. Che il mio prossimo corso, quindi quello che si svolgerà l'11 e 12 maggio, il corso di gestione dello stress nella ristorazione, se qualcuno decide di non venire e vuol seguire da remoto, ovviamente sarà fattibile via Skype. Ho attrezzato il tutto per poterlo fare, proprio per questa occasione. Se la situazione di emergenza non dovesse esaurirsi prima del 12, 11 e 12 di maggio, beh, sarò io a quel punto a dire che lo facciamo in remoto, e per tutti, non solo per qualcuno. Quindi però ho voluto lasciare questa cosa, e cioè se la situazione si esaurisce, tutti speriamo che sia così, io il corso lo terrò in aula, chi vorrà venire verrà di presenza e chi vorrà seguire via Skype, perché magari ancora non si sente sufficientemente tranquillo, seguirà via Skype, se no altrimenti si fa via Skype, ecco, per tutti. Ecco, quindi per chi si sta iscrivendo in questi giorni, un consiglio. Prima cosa, prenotate viaggio e camera all'ultimo momento, così almeno non avete problemi di soldi buttati per un viaggio che poi non faccio perché me lo seguo da remoto. Seconda cosa, prenotate nell'hotel in cui si svolge il corso. Perché? Perché così fate meno spostamenti, non dovete andarvene in giro, non dovete prendere mezzi, cioè è tutto più semplice. Inoltre, se prenotate nell'albergo, potete prenotare veramente, non dico l'ultimo giorno, ma pochi giorni prima, perché è un hotel abbastanza grande, con tantissime camere e così via, quindi uno può dire, guarda, io chiamo, mi metto d'accordo con la Rosalba, Rosalba è la persona che mi gestisce tutta la parte legata ai corsi e così via, quindi mi metto d'accordo con la Rosalba dell'albergo e dice, guarda, io le do una prima idea che ci sarò, però magari l'ultimo giorno sentiamoci per capire se vengo o non vengo, eccetera, eccetera. E quindi diventa, come dire, un modo per essere più tranquilli. I corsi saranno tenuti, a parte che chi ha frequentato i miei corsi lo sa perché ho sempre fatto così, però ci tengo a precisarlo, perché in questo momento forse è il caso di fare una precisazione in più piuttosto che una in meno. La distanza, sì, perché io non ho mai tenuto corsi con le persone attaccate una all'altra, i miei corsi sono sempre stati fatti in ambienti in cui c'era spazio, però stavolta lo voglio precisare, non ci sarà 1 metro, ci sarà anche di più che 1 metro, quindi anche sotto questo aspetto. Invece, di nuovo, al di là del fatto che servono o non servono, guardate, cioè ognuno può avere la propria idea, però io faccio l'executive chef, insegno agli altri ad essere puliti, igienizzati, eccetera, eccetera, quindi figurarsi per i corsi. Quindi stavolta ci saranno gli igienizzanti per le mani,
Il gel, classico, mamma mia, tanto per non fare pubblicità a nessuno. Ci saranno le salviettine igienizzanti per chi l'albergo lo fa tutte le notti prima di aprirti la sala. E se uno psicologicamente si sente più tranquillo nel dare un'altra passata al piano dove è seduto, fallo, ok. Perché? Perché io credo che siano importanti anche queste cose, cioè tutte quelle piccole cosette che facciamo per essere psicologicamente più a nostro agio e così via. Tanto, sono 2 soldi, poi non è che il corso sarà bello o brutto perché io ho messo lì l'igienizzante, però siccome mi costa anche pochi euro perché non metto, al di là di tutto, non è certo una leva promozionale, non è che non è il tentativo di farsi pubblicità vendendo un corso perché ho messo l'igienizzante. Detta la battuta, finisco sotto. O sopra, a seconda di cosa usate per vedere i video, cioè diciamo che nel box descrittivo su YouTube di questo video che state vedendo, se lo vedete su YouTube, metto l'indicazione con la pagina di tutto il calendario completo e poi lì trovate anche i link ai vari corsi per tutte le informazioni del caso e comunque nel futuro poi man mano che andiamo avanti produrrò dei video specifici per ogni singolo corso. Che facciamo? Allora, ci vediamo. Appuntamento all'11-12 maggio per il corso di gestione dello stress, è il primo. Iscrivetevi subito perché così almeno vi cuccate il prezzo ridotto. Saluti, baci, bracci, ciao!